Post 2017, è arrivato il momento di intervistare il responsabile commerciale di N&W, un'azienda che oggi è diventata forse la più grande produttrice al mondo di distributori automatici. E siamo con Luca Alemanni. Buongiorno, bentornato Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Vending TV. E di Oreca TV, che fa l'esordio proprio qui a Host 2017 per un'offerta dedicata al pubblico dell'Oreca. Luca, che cosa è accaduto negli ultimi due anni? Ovvero, rispetto all'edizione 2015 di Host, N&W ha realizzato tante cose, intanto molte acquisizioni. Sì, direi che questa è la principale novità che riguarda N&W. Dall'edizione due anni fa abbiamo acquisito una serie di aziende, una serie di prodotti nuovi, e quindi una serie di persone sono entrate a far parte della famiglia N&W, tant'è che abbiamo deciso di partecipare a questa edizione addirittura con due stand, non soltanto uno. Uno stand che è quello in cui ci troviamo, principalmente dedicato a macchine OCS alto di gamma e vending, ma nell'utilizzo Oreca del termine, e uno stand invece dedicato principalmente all'OCS un po' più piccolo, a capsule e a grani, e all'Oreca. Queste sono le principali novità. Abbiamo avuto bisogno di due stand per far questo, perché N&W ormai non è più costituita soltanto da due marchi che erano Necta e Wittenborg e il marchio SGL per quanto riguarda le macchine a capsule, ma abbiamo acquisito in primis Saeco Industry, Saeco Professional, quindi che abbiamo rinominato Saga, che sta per Saeco e Gaggia, quindi ad oggi nel parco macchine di N&W ci sono anche queste tipologie di macchine. Abbiamo acquisito Ducale, macchine Ducale che tutti conoscono, in particolare nel mercato italiano, per alcune caratteristiche tecniche molto importanti. E abbiamo acquisito più recentemente anche un'azienda, abbiamo fatto una joint venture in realtà con un'azienda canadese che si chiama Cafection. Anche questa è un produttore molto importante in quelle zone, che si occupa di macchine per la preparazione di caffè lungo tipo americano, fresh brew. Diciamo che quindi il gruppo N&W si è allargato e ha costituito davvero un vero polo tecnologico molto importante, soprattutto nell'ambito della caffè. Il nostro obiettivo quindi è cercare di dare caffè, il caffè giusto a tutti, il caffè giusto per diversi tipi di palato. Sappiamo che ci sono diverse tipologie di amanti del caffè, diverse tipologie di amanti delle bevande. Con le tecnologie, con le macchine che oggi abbiamo nella nostra gamma, credo che riusciremo davvero ad incontrare i gusti e le necessità di tutti i nostri clienti, piccoli e grandi. Allora, diciamo anche che noi ci troviamo in questo momento in uno dei due stand che N&W ha qui a Host 2017, quello dedicato proprio alla distribuzione automatica. Avremo occasione nel corso delle prossime ore di andare a visitare anche lo stand dedicato all'Oreca con l'offerta per l'Oreca, e di conseguenza anche lì vi mostreremo quella che è la proposta di N&W a bed and breakfast, alberghi e così via. Vi state ingrandendo molto, Luca? Sì, direi di sì. Bella responsabilità anche per te. Certo, una sfida importante, ma N&W negli anni si è dimostrata pronta a sfide importanti, e credo che anche questa volta non mancheremo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Bene, in attesa di Venditalia 2018 tra il 6 e il 9 giugno prossimo, ti invito a salutarti, noi ci rivedremo quindi fra qualche mese e tu potrai illustrarci in modo ancora più dedicato quella che è l'offerta Vending. Sì, saluto tutti gli amici di Vending TV e vi do appuntamento sicuramente a Venditalia con altrettante novità che non vediamo l'ora di mostrarvi. Un saluto a tutti. E a presto.
Grazie Luca, amici di Vending TV, ma soprattutto di Oreca TV, che per la prima volta vedono il volto del responsabile commerciale di N&W. Noi continuiamo, restate lì perché abbiamo tantissimo altro da mostrarvi qui a Host 2017.